Non si vende più niente, questi broccoli che poco fa hanno buttato a terra, cioè alla media di 20-30 centesimi ce li pagano, quindi non possiamo andare avanti così. Siamo costretti a mangiare la pasta che contiene glifosate del frumento che fanno seccare in Canada, che naturalmente non riescono a seccarlo e debbono usare glifosate per far seccare il frumento. L'azienda bio non riesce a coprire i costi. Bruxelles ci ha detto che la legge doveva entrare entro il 2030, verrà fermata. Ma ad oggi vogliamo risultati. Il gasolio agricolo è altissimo. Vorremmo che l'IRPEF è stata rimessa, l'IMU sono aliquote Frumento è altissime. bassissimo. E sono queste le risposte immediate. Poi sì, le leggi fino al 2030 vanno bene, ma vogliamo qualcosa di immediato. Dietro di lei c'è una bara con dei broccoli, è un segno assolutamente tangibile, inequivocabile del vostro malcontento. Purtroppo è una scena che fa veramente piangere, che i nostri prodotti bio, coltivati col sudore un anno a coltivare questi prodotti, e poi vengono distrutti. Perché? Perché il prezzo non compensa le spese. Al mercato un broccolo che costa 40 centesimi, viene venduto 40 centesimi, alla grande distribuzione lo vende a 2-3 euro. Chi ci guadagna? Chi si arricchisce sulla spalla degli agricoltori? Dove vanno i nostri giovani che non hanno più fiducia, non hanno più speranza a vedere che i prezzi dell'agricoltura crollano e i prezzi nei supermercati aumentano in continuazione? Non c'è giustizia. Bisogna intervenire su questa disparità fra chi ci guadagna, chi si arricchisce e chi ci perde tutto. E i giovani vogliono andare all'estero a lavorare.